seduto lì. Sai cosa? Sai cosa è fatto? E chi è questo che sta parlando? Sai cos'è fatto di sabbia e colla? Che cosa? La voce di Bob Dylan. Buongiorno. Buongiorno. Come stai? Io sento un rumore come un tintinnar di manette. Bravo. Come un sai chi sono i Manetta allo scoperto? Certo, un Manetta. Sono pericolosissimi. I Manetta sono pericolosi. Non esistono. Mi ha detto il decalogo e sembra Fight Club. Sì, capito. C'è i Manetta e i Manetta B, una roba del genere. Quelli che vanno un po' più piano. Io sono Manetta C. Beh, ma direi. Quante medaglie hai al collo oggi? Solo quelle di Jesolo. Solo quelle guadagnate a Jesolo in questi ultimi 3 anni. Sì, credo. Perché Jesolo mi ama. Ah, no, non come voi. The mi King of Jesolo. Cos'è questo buongiorno che è uscito? Ma ah, no. Da dove è partito? Buongiorno. Come state? Luca Salsi. Noi bene. Anch'io sono informissimo. Meno male. Potrei fare anche il challenge a Rimini. Quando è? Domenica. Vai. Filippo non mi porta. C'è sempre bisogno di attaccarsi alle palle di qualcuno. Certo, evidentemente. Però sì. Viene al tuo spettacolo. Lo so, stasera. Lui sì che ci viene. Te a fare la guardia ai Chihuahua invece. Ma io, se tu mi chiami col cuore, però, sì. Perché le cose. Ma guarda, io ero così contento l'altra sera che al posto tuo siano venuti tua moglie e tua figlia. Di solito suonate le campane, le trombe. No, le campane le stai suonando tu. Guarda, se che se la mucca al pascolo. Se non se le togli. Infatti, si chiama campanaccio nel gergo. Okay. Mi raccomando, come mi ha detto Edo Bandini. Torna col campanaccio. Edo, sono tornato. Sei andato bene comunque domenica. Ma che per bene, i tuoi standard. Ma, no, beh, ma sai cosa allora, sono arrivato? È arrivato qualcuno dopo di te. E che questo già mi sembra un grande risultato. Sì, ma una donna, Daphne. Cioè, cosa c'è? Discriminazione. Ma è l'ultimo degli uomini, capito? Okay. Gli ultimi saranno i. No, sai cos'è? Hai fatto fatica? Ma no, non ho fatto, la fatica non esiste. No, sai cos'è? A Daphne gli hanno dato una bella bottiglia di vino perché l'ultimo, a me niente. Con tutto quello che gli avrei scroccato in 2 giorni. Guarda, comunque, come era la giornata? Allora, ti posso dire cosa ho fatto appena sono arrivato a Jesolo venerdì alle 8 di sera? Cosa? Ore 20:30. Indosso la muta, gli occhialini, non avevo la cuffia della gara, questa è per te, Linus. Grazie, te la metti davanti, sì, devi pensare che prima o poi lo dovrai fare, quindi ti tocca, ok? E sono sceso da questo albergo bellissimo, si chiama J44, manca solo la D davanti e potrebbe essere il nostro albergo J44, che io ringrazio, suona ancora, perché mi vogliono bene. Tra 2 anni. Sei andato a nuotare? E sono andato, non a nuotare, a provare l'acqua. Perché la settimana prima avevo telefonato. Che si allenasse, capito? No, la settimana prima avevo fatto come Linus, io non mi informo mai. Però sai, visto il tempo, la temperatura, fammi chiamare, come si dice, qualcuno lì in albergo per sapere la temperatura dell'acqua. E quant'era? Allora, la ragazza mi fa, guarda, non lo so esattamente, e gli ho detto, guarda il sito dei bagnini. Che ah, certo. 12 gradi. Caspita, io stavo per dire 13 gradi, ho detto, 12... no, è troppo poco. Allora, ho voluto verificare, ed erano ancora 12 gradi, perché non riuscivo a tenere la faccia nell'acqua. Guarda che cioè, 12 gradi è, cioè, ma scherzo. Ci cioè, sono l'acqua al lago fredda di Cancano, della tua doccia è molto più agosto, calda. 10. E quindi ero un po' preoccupato. Sono 24 gradi meno della tua temperatura corporea, capito? Non è possibile. Per quello che la senti. Io tra l'altro ogni tanto uso le magliette Q36,5, quindi so esattamente quali sono. Ed ero un po' preoccupato perché ho detto, ma cioè, non posso nuotare con la testa fuori dell'acqua. Cioè, allora qualcuno. Ma valeva anche per gli altri questo. E come sì, ma gli altri mettono la cuffia di neoprene, io non sono abituato. E comunque il giorno della gara ho cambiato la tecnica del nuoto. Cioè, cagnolino? No. Era una giornata di sole. Sì. Tu immagina la partenza. Dorso. Mi metti un pezzo degli AC/DC perché lo suonano. No, certo. Un pezzettino così. Così entro, esatto, quello lì. Me lo metti un attimino. Siamo lì tutti, 3.000 persone, tutti con questi gesti molto lenti. Così. Gesti lenti, occhialini, cuffia, guardi il mare lucente e dici cosa devo fare. Però il sole ti scalda la faccia, allora nuoti
e fai delle bracciate e stai 10 secondi a guardare come il sole, come un geco che ti guarda la faccia, scalda un po' la faccia, e ti scalda la faccia, poi la metti sott'acqua, poi di nuovo bracciate, poi scaldi di nuovo la faccia col sole e vai. Sarai andato fortissimo, immagino. Molto forte. State ascoltando Radio DJ, sono le 11.43, ci sono un sacco di libri che io dovrei reclamizzare. No, questi sono aspetta i libri che mi preparo. Cioè, uno dice no, non si è preparato, non si è allenato. Io ho letto due libri. Allora, la via del pensiero positivo a cosa serve? Come evitare gli errori che bloccano la mente? Esatto. Guarda, ce ne sono tre, te li dico subito. Tre errori che... classici. Il primo è fare le cose velocemente. Bravo, okay? Fare le cose velocemente è la vita di tutti i giorni, sono i digital device che ti impediscono di fare le cose come si deve. Quello. C'hai ragione. Cioè veramente tu... un'arma di distrazione di massa. Sì. Tu qualsiasi cosa, cioè niente, lo devi eliminare. Il secondo errore che può fare la tua mente è fare le cose superficialmente, cioè è un po' collegato all'altro, è il multitasking. Nel momento in cui tu vuoi fare tante cose e non vai in profondità, e questo è terribile, non le fai bene a nessuno, capito? La terza, e mi ricollego anche a quella telefonata di Claudia, perché mi ha colpito. Quella di prima. Sì, non aver fiducia in se stessi. Cioè, in qualsiasi momento... tu devi avere, ma non solo l'autostima. Leggi il titolo di quel libro lì, verde. Imparare a volersi bene. Pratiche gentili di self-compassion. Esatto, quella. Tu devi avere la self-compassion, cioè tu ti devi volere bene. Cioè, essere un po' più indulgenti sì, con se stessi. Sì, bravissimo. Cioè, hai fatto una gara di Ironman, hai fatto cagare. Ma non hai importanza. Ma non fa niente. Sì, grazie Lina. Ma è così, perché tu pensi di intaccare la mia autostima. No. Allora, ti dico questo. È come quando io la tua parlo autostima male... nel momento in cui va tutto bene... Ok? Sì. È come l'Italia. Nel momento in cui va tutto bene, l'Italia funziona. Ma se succede un problema, un fallimento, una crisi, un dispiacere, qualcosa di terribile che ti può accadere nella vita, l'autostima se ne va a quel paese. Bravo, capisci? Quel paese. Invece è lì che tu devi intervenire con la tua componente in. Che è quella femminile. Yin con la yin, Y. Con la yin, y sì. Che non è quella yang. Certo. È quella che ti fa fare le cose con grazia e grinta. Quella che ti fa leggere il diario di un uomo e te lo dovresti tatuare sulla pelle. Ma è lungo. Calmati, no, però, no, eh. Questo, eh? Calmati, dico. C'è modo e modo di dire le cose. Poi, mister, calma. Calmino. No, scrivitelo. Tu dai, dietro, dai, dietro a quella giacca da quattro soldi. Sì, è da quattro soldi. Ma ne vado con orgoglioso. Grazia e grinta. Va bene. Il diario di un uomo. Stai calmo, però, dai, madonna mia, troppo cazzo. Il diario di un uomo. You remember your why. Tu ricorda il tuo perché. Il tuo perché è il tuo scopo. Quello in cui credi è quello di cui hai veramente bisogno. I momenti prima della partenza sono quelli più difficili della gara. E conoscere il tuo perché ti aiuterà a sentirti forte, protetto, vivo. Conoscere il tuo perché è fondamentale. Perché ti dà la direzione, perché puoi lasciare andare tutto ciò che non ti serve. Conoscere il tuo perché ti permetterà di ricorrere a ogni risorsa per orientare il tuo corpo, la tua mente e il tuo spirito verso il traguardo, a esplorare i limiti, a essere te stesso, ad accettare nel corpo e nel cuore anche l'acqua fredda. Tu ricorda il tuo perché e imparerai a dare il benvenuto all'indesiderato e non permetterai alla tua mente di aggrapparsi al desiderio di cambiare quello che non si può cambiare. Alcuni conoscono il proprio perché, altri no. Chi lo conosce saprà espandere la coscienza, saprà godere del qui e ora. Se non lo conosci, prenditi tempo, respira lentamente e lo capirai. Ce la farai. Adesso chiudo gli occhi per qualche istante
e ascolto il rumore del mare. Mi godo il sole sul viso e ringrazio la vita che mi ha dato tanto. Mi ha dato il riso, mi ha dato il pianto e ringrazio il mare e la sua lucente bellezza. Ringrazio tutto quel bene lontano dal male. Jesolo, I won't forget to be your lover. Jesolo, le difficoltà e il dolore le ho accettate nel cuore, perché una gara dura è come il primo amore. Grazie! Allora, visto che li hai nominati, mi vedo costretto a citarci il decalogo dei Manetta. Decalogo. Uno, i Manetta non esistono. Due, Manetta è un modo di essere. Tre, Manetta è una disciplina. Quattro, Manetta è un lifestyle. 5. Con i Manetta porta le gambe, il cervello e peso superfluo. 6. La strada è il codice dei Manetta. 7. Se uno buca, ha problemi meccanici, sono cazzi suoi. 8. Se uno è in difficoltà, sono cazzi suoi. 9. Se vieni con i Manetta, sono cazzi tuoi. Allora, una cattivi Manetta. Ma allora, cattivi, posso fare i complimenti a questa ragazza che con grazia e grinta ha vinto la Race Across Italy. Urca. Si chiama Fabia Maramotti, ok? E è una un Ironman fortissimo, una donna fortissima, e quest'anno parteciperà alla Race Across the West e ha vinto la Race Across Italy. Che giro fa la Race Across? Beh, la Race è tutto l'Abruzzo più o meno, 700 km. Attraversa l'Italia in orizzontale, secondo me sì, all'aria di est a ovest. Sì, poi ritorna indietro, comunque fa tantissimo dislivello, ma tantissimo. 41 ore e 36 minuti per fare 760 chilometri, privazione del sonno. Beh. È pronta per la Race Across the West. E gli ho detto: ragazza, allenati duramente, ma rimani in forma. Quello che bisogna fare nella vita. Senti, abbiamo ancora un paio di minuti, sì. Cosa eccezionale. Torniamo per un attimo alla tua avventura jesolana. Sì, cosa vuoi che ti dica? No, voglio che me lo racconti perché io godo tanto della tua sofferenza. No, io voglio sapere cosa hai mangiato la mattina. La mattina? Poco. La mattina, tu hai mangiato poco. Sai che la partenza è alle 7:30, sì. Quindi devi mangiare alle 5, sì. Ok? E devo dirti che mi sono concesso delle uova, sì. Ok? Che gli chiedo sempre le uova over easy, che nessuno sa come cosa si fa. Over easy è l'uovo piegato con un po' di bianco Madonna, sopra. Ma te rompi i coglioni. Sembra la costolazione che non li rompe soltanto a noi. Mamma, no, ragazzi, aspetta. È democratico. Posso ringraziare Angelo, che è un cuoco fantastico. Sì, perché che Angelo, era lì perché all'organizzazione. Stato diavolo. Poi devo ringraziare Andrea Camporesi, sì, Emilia, il Max. Okay. E comunque, sì, devo ringraziare tutti, ma tutti. Canaloa, perché comunque il Dio bisogna fare. Però nonostante sempre le due uova, perché non ci hai mangiato dei carboidrati, sei andato in ipoglicemia. No, tre fette di torta ho mangiato. Tre fette di torta. Però il pane non l'hai mangiato. Ho mangiato pane burro e marmellata. E allora? Ho bevuto caffè. Si scofano l'impossibile. Ma non hai mangiato la tua ragazza? Ma no, a che ora hai mangiato? Se la gara partiva alle 5:30. E dalle 5 alle 7:30 cosa hai fatto? Medito, prego e penso. E spera. Chissà quanto rompe le palle. Sai che cosa bisogna veramente fare? Quando stai preparando una gara, tu devi farti questa domanda: di che cosa ho bisogno? Io ho bisogno di fare quella roba lì. Tu devi farti un'altra domanda. Cosa fa Matteo Curti nella mezz'ora di Aldo Rock? Questo è il mio argomento preferito. Quello oggi, in pratica, sai cosa fa? Fai tre errori della mente. Bravo. No, in effetti un po' sì, perché quando li hai descritti prima e parlavi dei device, eccetera, mi sembrava parlasse di te. Che l'altro ieri hanno presentato dei nuovi device potentissimi. Oggi stava comprando una cosa. In particolare gli iPad nuovi sono bellissimi. Vedi? Forse oggi l'errore della mi ha fatto venire in mente proprio sì, quello. Lui pensa troppo velocemente, superficialmente, e non ha molta fiducia in se stesso, altrimenti correrebbe almeno una DJ. Comunque, come sempre, da questa mezz'ora portiamo a casa una parola che vi deve risuonare nella testa per tutto il fine settimana, ed è autoindulgenza. Bravo, autoindulgenza. E tu, Linus, dovresti proprio farti da ma io non ne so il significato. Bravo, perché tu sei un massacratore di te stesso. Voi dovete volervi bene
come Jesolo vuole bene ad Aldo Rock, e ve lo giuro, mi vuole soldi bene. Da Jesolo, non si spiega. Sai cosa, deve essere stato tutto gratis. Ma guarda che non è vero, esatto, basta un giubbotto, sì, una roba scarpa. Abbiamo finito, sì, adesso, buon weekend, non c'è Matteo, pedala e corri. DJ, chiama